Buongiorno a tutti, benvenuti a questo convegno. Sono coordinatore del Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano, afferiamo al Dipartimento di Design, che è stato citato poco fa, e alla Facoltà di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale. Il responsabile del laboratorio è Luca Studer, che poi interverrà più tardi. Il nostro gruppo si occupa, come tutti i gruppi di ricerca, di ricerca al Politecnico nell'ambito dei vari settori dell'ingegneria dei sistemi di trasporto, dei quali il TPL costituisce uno dei settori più importanti, al quale dedichiamo molto del nostro impegno. Nella didattica, il nostro contributo al TPL, anche nella didattica, è rilevante. Siamo titolari di 30 crediti, che nel linguaggio universitario vuol dire oltre 300 ore di lezione, 300 ore tra lezioni e progetti, nella laurea magistrale in ingegneria civile e trasporti, e poi siamo impegnati anche nella laurea triennale sulla sicurezza e rischio nella sede di Lecco. La didattica che eroghiamo a Milano fornisce, diciamo così, al mondo del lavoro circa 50-60 ingegneri all'anno. Una buona parte di questi trova uno sbocco in aziende di TPL, quindi o aziende private o aziende, adesso la differenza tra pubblico e privato non è ben definita, nel senso tante aziende municipalizzate delle varie città sono diventate società per azioni, quindi comunque aziende municipalizzate di trasporto, aziende private di autotrasporto, e poi c'è l'ambito delle ferrovie, rete e d'esercizio, che è forse l'ambito più importante nel quale riesco a trovare impiego i nostri neolaureati. E poi c'è l'ambito invece della professione, in quell'ambito la carriera, la formazione è un po' più difficile, comunque su Lombardia e in Alta Italia sono diversi gli studi professionali che operano sempre nel settore del TPL, e quindi costituiscono anche questi uno sbocco interessante per i nostri laureati. E devo dire che, nonostante il periodo di crisi che stiamo vivendo, non sono pochi gli studenti nostri, ex studenti ingegneri, che nel giro di poco tempo riescono a trovare un impiego. Questo mi fa fa pensare con un minimo di presunzione, ma anche di orgoglio, che la preparazione che fornisce il Politecnico di Milano è di buon livello. I settori del TPL più importanti, come dicevo prima, sono aziende ferroviarie, studi professionali o istituzioni che si occupano di pianificazione dei trasporti, esercizio, che è forse uno dei settori più difficili, valutazioni economiche, problemi di manutenzione e sicurezza.